sta per andare in onda, Pianeta Oggi Eventi nel Mondo, su Radio Science. Cari amici, buonasera da Rosario Moreno, qui in studio centrale a Treviso per la diretta Saiuz, ma iniziamo subito questa trasmissione con l'aggiornamento delle notizie collegandoci con la testata giornalistica di Venezia, Pianeta Oggi TV. Quindi diamo subito la parola a Massimo Bonella. Massimo, se ci sei, batti un colpo. Sì, benissimo, buonasera da Venezia, dalla redazione di Pianeta Oggi TV, testata giornalistica All News. Apriamo subito con una notizia di questa mattina, perché c'è stato il deragliamento del tram di Padova. Dunque, dalle notizie che sono arrivate, l'incidente serale alla guizza, l'autista è stato portato al pronto soccorso, saltata l'illuminazione e traffico bloccato. Dunque, questa è un po' la situazione. Vediamo se abbiamo qualche altra notizia in merito. Il tram, da delle foto che io vedo qui dalla rete internet, praticamente si vede proprio il convoglio uscito dalla carreggiata, cioè dalla sede stradale oltre a quella tranviaria, ed è andato praticamente fuori nel campo, diciamo, a occhio sarà un paio di metri fuori dalla carreggiata, quindi praticamente sembra anche un po' guardandolo così, un po' leggermente inclinato. Probabilmente il muso ha trovato il suolo un po' più basso, fuori strada, forse c'è anche un piccolo fossetto per la raccolta delle acque piovane, e quindi probabilmente ha trovato un attimo di vuoto e quindi si è adagiato. Ecco, vediamo se ho altre notizie. No, solamente si parla di contusi. Dunque, l'autista ha portato al pronto intervento, e però non si parla di vittime. Allora, detto questo, andiamo avanti. Rimaniamo sempre in temi di sinistri. Ce n'è stato uno gravissimo in A21 tra Casteggio e Voghera, nel Pavese. Un'auto con a bordo un uomo e una donna 24 anni e il loro bambino di 5 mesi si è schiantata contro il rimorchio di un tir. I due adulti sono entrambi morti sul colpo, mentre il piccolo si è salvato miracolosamente ed è stato trovato piangente legato sul seggiolino. Successivamente è stato trasportato all'ospedale Niguarda, che sembrerebbe, almeno apparentemente, sia illeso. La coppia stava rientrando in Francia dopo una vacanza in Italia. Sospetta che il giovane padre al volante ha perso il controllo dell'auto per un colpo di sonno, finendo quindi contro il tir, che era in quel momento fermo. Parliamo ancora di incidenti, questa volta sul lavoro. Dunque, purtroppo ha perso la vita un vigile del fuoco di 54 anni. Siamo dunque di 54 anni di Fragagnano, in provincia di Taranto, in servizio presso il distaccamento di Grottaglie, ed è morto durante un intervento nei pressi di una masseria nelle campagne tra San Giorgio Ionico e Pulsano. La vittima era impegnata con colleghi nello spegnimento di un incendio che aveva avvolto un camion parcheggiato adibito in parte al trasporto di cavalli. Mentre il vigile tentava di aprire uno dei portelloni posteriori, si è verificata un'esplosione che lo ha investito di fatto in pieno. Purtroppo sono notizie queste che non vorremmo mai dare. Andiamo nella home page di Pianeta Oggi TV, della nostra testata. Dunque, a taglio primo, oltre 50.000 firme in una settimana per il PM Nino Di Matteo.
Prosegue l'appello alle istituzioni competenti per non delegittimare il magistrato. Qui potete scrivere, potete leggere un articolo molto importante di Giorgio Bongiovanni, direttore della testata giornalistica antimafia2000.com di Palermo. Poi ancora si ricorda la nuova emittente in AM da Trieste, Radiodiffusione Europea, perché ogni venerdì sera a partire dalle ore 21 c'è la diretta Open Space. In studio Graziano D'Andrea con Maurizio Castelli e in collaborazione anche con Radio Science TV che nell'occasione si collega per trasmettere a reti unificate Open Space. Per quanto riguarda la ricezione di Radiodiffusione Europea, in AM 1584 kHz e 819 sempre appunto kHz in onde medie. 1584 le potete ascoltare in tutto l'Alto Adriatico, mentre gli 819 per tutto il Friuli, Venezia Giulia e buona parte del Veneto orientale. Quindi anche questo venerdì l'appuntamento non perdere a partire dalle ore 21 con Open Space a Radiodiffusione Europea. Si prosegue a taglio medio, troverete una conferenza dal titolo I giganti sulla Terra, la verità occultata. Conferenza realizzata dall'associazione Terra Mater di Brugnera. Poi ancora c'è una notizia di carattere locale, sempre ritorniamo quindi sul discorso dei sinistri, serio incidente stradale tra Acquaviva e Montepulciano Stazione, siamo in provincia di Siena, in Val di Chiana. Poi ancora Pianeta Oggi Report, il nostro settimanale, dedicato proprio al progetto mediatico, al nuovo, potremmo dire nuovissimo progetto mediatico in AM Radio Diffusione Europea. E qui la nostra telecamera è andata così a far vedere e a intervistare dopo la trasmissione Open Space. Nell'occasione potete seguire a una intervista al direttore editoriale Graziano D'Andrea, ma ci sono anche comunque altri flash agli ospiti che erano in studio, come ad esempio il proprietario di Radio Science TV, editorialista di Radio Science TV Rosario Moreno e quindi Susanna Isernia di Radiodiffusione Europea, la voce degli stacchetti, lo ricordiamo, poi il disco Max, e quindi insomma abbiamo parlato anche delle prospettive di questa nuova emittente molto interessante, un'emittente anche diciamo in crescita con un taglio anni 80. Ecco, molto, molto bello, mai lasciare la vecchia strada che funzionava molto bene, quindi questa potremmo dire è un'emittente quindi viva, che dà spazio alla gente, dà spazio a quelli che sono i problemi della società di oggi, i cosiddetti anni di oggi. Si cerca di capire anche con la collaborazione di Pianeta Oggi TV, infatti ricordo che Radiodiffusione Europea ogni martedì dopo le 13 c'è il nostro settimanale Pianeta Oggi Report, in replica il mercoledì mattina alle 6.05, dove appunto si cerca di capire un po' dove sta andando questo pianeta. Quindi ringrazio anche per questo spazio, per l'ospitalità, i gestori di Radiodiffusione Europea, Graziano D'Andrea e Maurizio Castelli. Quindi si prosegue, un altro articolo, ritorniamo a parlare di antimafia, solidarietà a Nino Di Matteo per la rimozione dal pool sulle stragi. Chi persegue la ricerca della verità va sostenuto, non combattuto, di Antonio Ingroia e coordinamento azione civile. Qui potete leggere l'articolo specifico. Poi ancora il potere alla resa dei conti con Nino Di Matteo, il nuovo Giovanni Falcone. Articolo scritto dall'importante giornalista antimafia e scrittore Saverio Lodato. Bene, poi ancora vi posso segnalare l'intera conferenza che si è tenuta il 22 maggio in occasione del 27 anniversario della strage di Capaci. Potete quindi rivederla, Strage di Capaci, gli assassini di Stato del giudice Falcone, Palermo, 22 maggio 2019. Bene, detto questo, vi ricordo che con l'emittente digitale terrestre Telemare Ligurizia stiamo riproponendo queste interviste
su tematiche di antimafia con un nuovo appuntamento che si chiama Telemare Approfondimenti, che viene messo in onda poi anche da Radio Saius TV, dove si cerca di dare la parola a queste persone che sono in prima linea, piuttosto che isolarli, come purtroppo stiamo vedendo, e noi cerchiamo invece di supportarli, di essere vicini, di fare unione. Questo dunque quanto era da Devi, 19:11, vediamo se abbiamo qualche notizia dell'ultimissima ora degna di essere posta sotto i nostri riflettori. No, al momento non c'è nulla. 19:11, a questo punto allinea nuovamente la regia centrale Rosario Moreno che poi la girerà per Pordenone. Grazie Massimo, ed ora la diretta Saiuz prosegue dando la linea Pordenone all'Associazione Sicomoro. In postazione Skype troviamo Alviano Appi che ci presenterà l'argomento di oggi con il suo ospite. Ricordiamo che in caso di notizie urgenti Pianeta Oggi TV potrà richiederci la linea in qualsiasi momento, ma ora la parola ad Alviano. Alviano, vai. Grazie Rosario e un buonasera a tutti ed un benvenuto a questa trasmissione che oggi tratterà il tema della salute e dell'ambiente, o potremmo dire anche ambiente e salute, in quanto i due temi sono fortemente correlati ed interconnessi e direi, aggiungerei anche di grande attualità dal punto di vista delle problematiche che presentano. Naturalmente l'argomento è vastissimo, per cui in questa circostanza diciamo che tratteremo solo degli aspetti di questi due temi. Lo facciamo con il dottor Gustavo Mazzi di Pordenone, che sentitamente ringraziamo per la disponibilità. Buonasera e grazie di essere con noi, dottor Mazzi. Buonasera, buonasera a tutti. E per quanti non lo conoscono, un breve accenno alla professionalità del dottor Mazzi, che si è laureato con lode in medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza nel 1979 e poi si è specializzato in malattie dell'apparato digerente, in nefrologia ed in patologia clinica ad indirizzo immunoematologico. Ma noi questa sera lo abbiamo invitato perché oltre a questi titoli il dottor Mazzi è anche il presidente della sezione di Pordenone dell'ISDE. L'ISDE è un acronimo anglosassone per International Society Doctors for the Environment, cioè associazione internazionale medici per l'ambiente. Ecco, dottor Mazzi, io partirei da qui. Questa associazione di cui lei è il presidente in provincia, come nasce, quali obiettivi si dà, che cosa vuole fare? A lei la parola. Allora, sì, l'ISDE, l'associazione, è l'affiliata italiana dell'associazione, come ha detto lei, internazionale di medici per l'ambiente. In realtà è una traduzione non corretta perché Doctors in questo caso sta per tutti gli operatori che si interessano di sanità e tengono a cuore il binomio, come si diceva prima, ambiente e salute. L'ISDE nasce diversi anni fa, oggi abbiamo la fortuna o il merito anche di avere come presidente appunto un italiano anche che di recente è stato a Fanna a parlare di inquinamento atmosferico. È un'associazione in cui spinge appunto, in cui sollecita l'impegno dei medici e di tutti gli operatori sanitari, come dicevo prima, a promuovere e proteggere la salute attraverso la salvaguardia e il miglioramento dell'ambiente. Oggi che c'era lo sciopero dei ragazzi per
il cambiamento climatico, noi eravamo presenti proprio per fare questo collegamento stretto, le conseguenze sanitarie dei cambiamenti climatici. Noi quindi come ISDE formiamo sulle tematiche del binomio ambiente e salute, che si tratti di inquinamento delle acque, dei cibi, che si tratti di cambiamento climatico o di inquinamento atmosferico, noi comunque cerchiamo di rendere abbastanza semplice l'informazione per quanto riguarda la gestione dell'ambiente, che deve essere considerato una risorsa per la salute e non un problema per l'economia. E questo può avvenire solo tramite la partecipazione di una comunità che sia consapevole, che abbia le corrette conoscenze e quindi delle informazioni adeguate, affidabili e anche accessibili. Naturalmente noi ci rivolgiamo e siamo spesso invitati da cittadini, da comitati, associazioni che vogliono portare fra i loro iscritti, ma semplicemente a coloro che hanno voglia di trattare l'argomento, questi temi. Ma è anche vero che andiamo, come si dice, anche fra i banchi di scuola, insomma andiamo anche nelle scuole a parlare di queste tematiche. Per anni infatti ho parlato ai ragazzi di una corretta gestione dei rifiuti e per i ragazzi un po' più grandi delle ultime classi degli studi superiori abbiamo parlato insieme, abbiamo trattato argomenti quali sono appunto i determinanti ambientali di salute. Questo è un argomento che è fondamentale, cioè comprendere il carico di malattia che l'ambiente può determinare sull'uomo. Lei prima accennava a una zona qui del Pordenonese a Fanna. Ecco, l'impressione che ho io, per chi non conosce questo posto, Fanna è in una zona quasi collinare, alle falde all'inizio qui delle colline della Pedemontana, e l'impressione che può avere il comune cittadino è quello di vivere in un ambiente di campagna tutto sommato sano. Ed è corretto poter pensare in questo modo, oppure ci sono invece delle problematiche piuttosto grosse? Diciamo che la pedemontana pordenonese tutta ha delle importanti problematiche di tipo ambientale. Non dimentichiamo che appunto nella pedemontana pordenonese, insieme al Medio Friuli e altre poche zone d'Italia, per esempio, è una delle zone più ricche di radon, che è il secondo agente dopo il fumo del cancro del polmone, per capirsi. Ecco, quindi non tutto risplende come dovrebbe essere. Tenga presente poi che nell'ambito della pedemontana pordenonese abbiamo una grossa zona industriale a Magnago, che è a 2-3 km da Fanna, una zona industriale dove insistono delle ferriere, delle industrie di produzione di alluminio. E a pochi chilometri c'è uno dei più grandi cementifici del nord Italia, che oggi è della Guzzi Unicem, un cementificio che ha una capacità volumetrica di fumi enorme. A distanze ancora di pochi chilometri troviamo un altro cementificio al momento chiuso, sempre della Guzzi Unicem, a Travesio. Infine nella Val di Cosa abbiamo un inceneritore non da poco, che è un inceneritore di rifiuti speciali ospedalieri, che già al momento brucia più dell'80% di rifiuti speciali provenienti da altre regioni. Quindi come vediamo, quella fascia lì che non è proprio come appare. Ecco, tant'è vero che la zona del Magnaghese è considerata una delle zone in cui c'è la maggiore emissione. Questi sono calcoli che vengono fatti con un modello matematico dall'ARPA per quanto riguarda l'emissione di diossine. Il cementificio di Fanna è uno delle poche industrie insalubri di prima classe, non dimentichiamo, che comunque emettono ancora policlorobifenili in quantità importanti sul territorio, e non dimentichiamo l'inceneritore di Spilimbergo, che è venuto
alla cronaca alcuni anni fa per l'inquinamento da mercurio nel territorio circostante, legato proprio all'emissione di fumi da questa industria. Insomma, non è proprio come appare, ma ci sono delle problematiche importanti di tipo ambiente e salute. Ecco, questi inceneritori in modo particolare, o gli inceneritori in generale, quali sono le sostanze che emettono, quali sono le sostanze più pericolose e che effetti hanno poi nell'organismo? Noi dobbiamo considerare alcune cose. Intanto fare una differenziazione. La differenziazione è fra, in questo caso, fra il cementificio che noi abbiamo, che brucia rifiuti, che è quello di FAN, e un inceneritore di rifiuti speciali, che è quello di Spilimbergo. Sono ovviamente entrambe delle industrie insalubri, che teoricamente dovrebbero avere degli obiettivi differenti. Uno dovrebbe produrre cemento e l'altro invece dovrebbe ridurre il volume dei rifiuti speciali che gli vengono trasportati. Ora, cosa accade quando un cementificio viene utilizzato come inceneritore, come in questo caso? Qual è il problema più grosso? Beh, intanto il cementificio di per sé è una industria insalubre, cioè non è che un cementificio che non brucia rifiuti emette dal suo camino acqua fresca, ecco, aria fresca, ma anzi, per alcuni contaminanti i limiti di emissione dei cementifici sono sicuramente più elevati, per esempio, di quelli degli inceneritori che nascono per questo scopo. Qual è il vantaggio, fra virgolette, del cementificio rispetto all'inceneritore? Noi non dobbiamo mai dimenticare un assunto importante, che nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Quando noi bruciamo un quintale di legna nella nostra stufa e troviamo quei 12-13 kg di cenere, non possiamo immaginare o pensare che il resto sia andato distrutto. Il resto è stato eliminato attraverso il camino della stufa, in polveri talmente sottili, invisibili, ma che si sono disperse nel territorio. Se noi mettessimo un palloncino sul camino della stufa per raccogliere le polveri emesse, alla fine, pesando le ceneri e pesando le polveri, arriveremo sempre al quintale che noi abbiamo messo dentro. E questo vale per qualunque cosa venga portata a combustione. Lo stesso quindi vale per i rifiuti e per l'altro materiale che viene poi incenerito. Tenendo questo concetto importante, noi dobbiamo considerare la combustione dei rifiuti come una tecnica che serve solo a ridurre il volume, ma la massa resta lo stesso, cioè le polveri di queste migliaia di tonnellate di rifiuti che vengono incenerite finiscono comunque nel territorio. Ora, le polveri e i contaminanti in essi contenuti cambiano in base alla tipologia del combustibile utilizzato. Il cementificio atto a bruciare rifiuti brucia, in questo caso si chiama combustibile solido secondario, che è un prodotto della lavorazione dei rifiuti. Di solito sono rifiuti urbani che vengono trattati e poi bruciati da dentro. Ora, per poter bruciare e avere un potere calorifico quantomeno accettabile, cosa che di norma i rifiuti non hanno, dentro deve esserci per forza della plastica, dentro per forza devono esserci tessuti, legno, molto molto spesso sono materiali che potrebbero essere avviati a un riciclo e che invece finiscono per alimentare dei forni e dei camini. Ora, qual è lo scenario attorno al cementificio di Fanna, considerando però, ripeto, che lì a pochissimi chilometri c'è il NIP, la zona industriale del Maniaghese, che anche essa è foriera di dare un'impronta sul territorio circostante. Comunque sono stati trovati nel territorio, quindi, sia dei metalli pesanti, anche
dei prodotti appunto come le diossine e i policlorobifenili nelle matrici viventi. È stata tutta una discussione in questi ultimi anni sulla presenza di diossine nelle uova, nei polli, e sono numerosi gli studi che sono stati portati avanti. Speriamo finalmente di arrivare a un dato di fatto che sia quantomeno chiarificatore. Ecco, c'è da dire la differenza, ripeto, fra il cementificio e l'inceneritore, che l'inceneritore ha come la stufa delle ceneri, circa il 30% di quello che viene portato ad incenerire, e quindi gli inceneritori necessitano di una discarica dedicata. Discariche in cui vengono portate queste ceneri, il 30% delle quali, di queste ceneri qui, di queste invece devono essere trattate, perché sono rifiuti speciali e molto molto pericolosi, devono essere ceramizzate, elettrificate, eccetera, le altre necessitano di una discarica. Quindi a volte può capitare, se noi facciamo dei calcoli, spingiamo al massimo una raccolta differenziata in quel territorio, spingiamo per una riduzione della produzione dei rifiuti, molto probabilmente ciò che finisce in discarica come quantità è minore di quella che esce prodotta da un inceneritore. Nel cementificio questo discorso non vale, perché tutte queste belle cosine, metalli pesanti, diossine, IPA, policlorobifenili, eccetera, finisce tutto nel cemento. Adesso le conseguenze per chi vive lì, vive nei dintorni, eccetera, dal punto di vista della salute, quali sono le ricadute, i rischi? Allora, noi dobbiamo considerare alcuni aspetti. Quando parliamo di diossine e policlorobifenili, non è corretto parlare di danni da inquinamento atmosferico, perché noi quei prodotti li mangiamo, mentre il particolato e altri contaminanti atmosferici noi li respiriamo. Per cui i rischi che si corrono nell'abitare nei pressi di queste industrie, ma il rischio lo corrono il seminativo, lo corrono i frutteti, i vigneti, le acque, i fiumi, tutto ciò che sta lì attorno, perché viene a contatto con queste sostanze che sono delle sostanze molto pericolose, perché hanno la capacità di bioaccumularsi nelle matrici viventi. Parliamo per esempio appunto delle diossine, e gli effetti sulla salute di queste sostanze sono drammatici, al di là degli aspetti cancerogeni, ma da alcuni anni si è visto che molti di questi prodotti, molti di questi contaminanti hanno un'azione di interferenza endocrino, cioè agiscono in quantità piccolissime, piccolissime come i nostri ormoni, in picogrammi, in miliardesima parte del milligrammo, quindi sono prodotti che in ambiente possono determinare alterazioni importanti, soprattutto negli embrioni e quindi nelle generazioni future. Però poi tenga presente che altri inquinanti emessi, come possono essere il particolato che si fa vettore di altre sostanze, il particolato non resta fermo lì, il vento lo porta a decine e decine di chilometri di distanza, tant'è vero che non ha neanche senso mettere una centralina per calcolare il particolato lì. Il particolato si disperde su un territorio molto ampio, in base a quelli che sono i venti regnanti in quel territorio, a subire le conseguenze sono altri. Per capirsi, vicino al cementificio, forse la zona, anzi sicuramente la zona più a rischio, non è neanche Fanna, ma è il quartiere Fratta di Magnago, che si trova proprio sotto vento. Quali sono le conseguenze per la salute? Sono, come le dicevo, sono tantissime. Queste sostanze, allora, per capirsi, il particolato, quello che è il famoso PM2.5, PM10, questo numerino significa la grandezza, il diametro della particella di carbonio. Più è piccola, più è pericolosa, perché è in grado di raggiungere gli alveoli polmonari e di superarli. Quando sono più piccole di un micron, sono cosiddette nanoparticelle, e riescono poi a entrare nell'organismo, andare in giro, e hanno degli organi bersaglio che normalmente sono i nostri organi del sistema endocrino, quindi parliamo di tiroide, pancreas, ovaio, testicoli, eccetera, eccetera, eccetera. Il particolato è riconosciuto ormai
da diversi anni è stato riconosciuto essere cancerogeno. Nel 2016 c'è stata una pubblicazione internazionale in cui il materiale particolare umano è stato considerato un cancerogeno del polmone. Quindi noi sappiamo che quella sostanza è in grado di determinare il cancro del polmone, ma queste stesse sostanze possono determinare e sono con causa in numerose malattie, come malattie cardiovascolari, come l'ictus, come la sofferenza ischemica del cuore, il diabete per esempio, l'obesità e non ultimo in questione soprattutto le malattie neurodegenerative, che si parte dal Parkinson per non finire purtroppo nell'autismo, nelle sindrome correlate, la sindrome di iperattività nei bambini, eccetera eccetera. Poi noi bisogna avere una considerazione che è importante: noi dobbiamo imparare ad avere una visione olistica dell'ambiente. Non sempre tutti i pezzi messi insieme formano un mosaico completo, ma dobbiamo avere una visione ancora più ampia. Cioè noi non possiamo dare colpa o solo a quel fumo, a quel contaminante che esce da un camino, se si ha una maggiore percentuale per esempio di diabetici nel distretto nord del Pordenone. Noi dobbiamo considerare che viviamo in un ambiente che è contaminato non solo dai camini, ma dai pesticidi, da alimenti che non sono propriamente genuini, perché forse anche le acque che noi andiamo a bere non sono prettamente così pure come appaiono. Noi viviamo in un contesto ed è questo contesto che noi dobbiamo ripulire, è questa natura, è questo ambiente che noi dobbiamo proteggere. Oggi i ragazzi per strada chiedevano una giustizia climatica. Ecco, noi come ISDE chiediamo una giustizia ambientale, sono anni che portiamo avanti delle domande a cui non sono state mai date delle risposte. Senta, sì, un poco lei sta rispondendo alla domanda che le volevo fare, perché io adesso le volevo chiedere che sensibilità trova nelle amministrazioni quando fate questo tipo di sensibilizzazione, o che resistenze si trovano? Lei ha l'impressione che sta cambiando qualche cosa, ci si sta muovendo, si sta veramente prendendo coscienza di questi problemi, oppure ci sono ancora molte resistenze? Allora guardi, io oggi ai ragazzi, e me lo dico sempre ogni volta che vado a scuola, dico sempre ragazzi, se voi pensate che quelli della nostra, della mia generazione tutelino la vostra salute, vi sbagliate di grosso, ma di grosso. Dovete essere voi attori, e sperando che quando sarete classe dirigente vi comporterete meglio dei vostri padri e dei vostri nonni. Io ho sempre trovato, al di là del colore politico, in tutte le amministrazioni, io bazzico dalla Marca Trevigiana fino a Trieste, sempre delle persone di buona volontà attenti a questi temi. Non sempre abbiamo avuto un riscontro poi a livello di decisioni governative. Le faccio un esempio banale. Nel 2004 l'Italia ha partecipato alla stesura della Convenzione di Stoccolma. È una convenzione che è nata per la necessità mondiale di individuare delle sostanze pericolose per l'umanità. A quell'epoca ne furono trovate 12 di queste sostanze, 8 erano pesticidi, fra le altre c'erano la diossina, i policlorobifenili, le sostanze di cui le ho parlato prima. Individuati questi contaminanti, il mondo si è sentito in dovere di scrivere, di buttare giù una convenzione in maniera che tutti partecipassero alla riduzione delle emissioni in ambiente di queste sostanze. Bene, l'Italia nel 2004 ha partecipato alla stesura, ma è uno dei pochi paesi al mondo insieme agli Stati Uniti, e qui lo posso capire perché è uno dei maggiori produttori di queste sostanze inquinanti, insieme ad Israele, che non capisco perché, e qualche altra dittaturella in giro per il mondo, ma pochissimi, e non l'ha mai ratificata. Ecco, questa per esempio è una domanda: perché l'Italia non ha mai ratificato la Convenzione di Stoccolma, alla cui stesura ha partecipato in pieno, unico paese in Europa? Ecco, questa è una domanda.
Allora, l'altra domanda che posso porre è questa qua, che è anche abbastanza semplice. Nel 2012 è stato il fumo di scarico del diesel è stato riconosciuto essere un cancerogeno certo, d'accordo? Ora, sappiamo tutti, almeno il mondo scientifico, che all'interno delle automobili, così come all'interno delle abitazioni, la concentrazione degli inquinanti atmosferici è molto maggiore che non all'esterno, d'accordo? Quindi all'interno di un'automobile o di un autobus, per capire, e queste sostanze vengono concentrate anche fino a 100 volte. Allora, sappiamo da molto tempo che i fumi del gasolio sono cancerogeni, sappiamo da moltissimo tempo che all'interno degli autoveicoli la concentrazione è massima. E allora mi spiega perché in Italia si continuano a comprare gli scuolabus a gasolio? Certo. In America sono 10 anni che non è più possibile. Ora, queste sono domande che noi facciamo, domande a cui non sono mai arrivate delle risposte. Ora, ripeto, ci sono degli amministratori, persone veramente di buona volontà, ma anche amministrazioni che si sono dedicate, abbiamo dei comuni in cui alcune attività come la raccolta differenziata hanno raggiunto livelli straordinari, sia nel Trevigiano ma anche nel Pordenonese. La provincia è famosa in Italia e in Europa per questo livello che noi abbiamo raggiunto. Ecco, quelli che per esempio non si spiegano in Europa come mai il cosiddetto CSS, il combustibile solido secondario da rifiuti, in Italia è l'unica nazione in cui ha perso la qualità di rifiuto, per cui anche se noi siamo bravissimi in Friuli Venezia Giulia, in provincia di Pordenone facessimo il 100% di raccolta differenziata, riducessimo a 40 kg pro capite, siamo a 80 adesso a fronte dei 290 di altri posti, 400 di secco indifferenziato, se noi riuscissimo anche ad azzerarlo, il cementificio comunque potrebbe bruciare rifiuti, perché avendo perso la qualifica di rifiuti, il CSS se lo può comprare dovunque, comprare, viene pagato per bruciare dappertutto, quindi noi siamo i più bravi, ma ci respiriamo i fumi dei rifiuti di altri. Questa è una mancanza domanda. Questa è proprio una mancanza di visione, allora, però. Certo. Le faccio un altro esempio. Giravoce in questo periodo, giravoce, è una voce, che forse ci sia voglia di costruire un altro inceneritore. Ora, se tutto il Friuli Venezia Giulia facesse la raccolta differenziata che si sta nella provincia di Pordenone, a Trieste arriviamo se no al 40%, ma a me se non concesso che gli amici triestini si diano da fare e facciano anche loro la raccolta differenziata, nel momento in cui noi andiamo a superare l'80% di raccolta differenziata, noi avremmo un secco indifferenziato che dovrebbe raggiungere un tonnellaggio tale che l'inceneritore di Trieste sarebbe ampiamente coprirebbe ampiamente il fabbisogno della regione, visto che esiste già un inceneritore a Trieste. Che senso ha spendere 200-300 milioni per costruirne un altro quando basta migliorare la raccolta differenziata in regione per non averne assolutamente bisogno? E queste sono domande che devono essere fatte, perché uno comincia a pensare che forse quei 300 milioni fanno gola, insomma, ecco. Certo, come succede anche in altri campi. Una cosa che le volevo chiedere, spesso ci sono delle regolamentazioni sulla quantità delle emissioni in qualche modo, però cioè io metto un limite ad un prodotto, per dire, non ne posso scaricare in atmosfera più di tot, ma in realtà non c'è un problema di accumulo No, c'è un problema ancora maggiore. Prima le spiego subito. Per capirsi, l'emissione di diossine a camino è regolamentato, hanno praticamente la stessa limite di emissione a camino sia gli inceneritori sia i cementifici. Quindi nel momento stesso in cui noi andiamo a calcolare, ma così diciamo, va bene,
al cementificio di Fana noi abbiamo applicato le medesime regole dell'inceneritore San Lazzaro di Padova. D'accordo? Quindi, ammesso e non concesso che allora, tutto quanto venga rispettato e quindi questi limiti vengano rispettati, noi abbiamo un medesimo limite stabilito di legge, d'accordo? Che è a metro cubo a camino. Allora, lei e tutti noi diciamo, vabbè, allora siamo tutelati perché? Perché il limite è il medesimo. E non funziona così, sa? Perché anche se io applico il medesimo limite al cementificio di Fanna e all'inceneritore di San Lazzaro di Padova, l'inceneritore di Padova emette 100.000 metri cubi l'ora di fumi e quindi io vado a calcolare lo 0,1 nanogrammi per 100.000. Il cementificio di Fanna è oltre i 400.000, quindi io calcolo 0,1 per 400.000. Alla fine della fiera il cementificio di Fanna ha emesso in ambiente un flusso di masse che è 4 volte superiore all'inceneritore di Padova. Esatto. Quindi più è grande la quantità dei fumi emessi e più è aumenta la quantità emessa in ambiente. È un dato di fatto. Perché non è, il limite non è calcolato sulla quantità, tu puoi emettere 10 mg all'anno, no, tu puoi emettere 0,1 nanogrammi al metro cubo. Poi se tu fai 1000 metri cubi, 100.000 metri cubi, 500.000 metri cubi, 600.000 metri cubi, il limite è sempre lo stesso. Ecco, questo è il primo passo per comprendere come non sempre i limiti di legge siano così tranquillizzanti. Poi c'è un altro aspetto che sta venendo alla luce. Beh, uno è quello che diceva lei, queste sostanze si bioaccumulano nel territorio, per cui col passare degli anni queste sostanze ci vogliono 100 anni perché la diossina scompare, si dimezzi nel suolo, si può immaginare. Quindi sicuramente abbiamo un discorso di accumulo. Ma c'è un'altra cosa che, ripeto, sta emergendo in questi ultimi 9-10 anni. Molte di queste sostanze agiscono da interferenti endocrini, cioè non vale più il concetto di tossicità che si era espresso fino agli anni passati. Per capire, parliamo di pesticidi, d'accordo? Parliamo di fitosanitari utilizzati in agricoltura. Noi abbiamo un limite massimo residuo che è previsto all'interno di un alimento. Prendiamo una benedetta mela. Allora, noi si va a cercare qual è il limite al di sotto al di sopra del quale non ci sono effetti tossici. Poi si calcola, si rapporta al peso, di solito sono 70 kg, quindi non è che vengono rapportati al bambino, è comunque all'uomo adulto, e si abbassa ancora un po' e quello viene considerato il limite massimo residuo di quel prodotto nella mela. D'accordo? Ecco, qui sorgono due importanti domande che a noi che ne piace fare, perché nascono da un'osservazione. Uno, se in quella mela io ho pure 10 sostanze tutte sotto il limite massimo residuo, quella mela è commerciabile tranquillamente, ma nessuno al mondo sa quali sono gli effetti additivi e sinergici di quelle sostanze all'interno della mela. Punto primo. Giustissimo. Punto secondo, come le dicevo, molte di queste sostanze in questi ultimi anni, per capirsi, il mancozeb che viene utilizzato in viticoltura è uno dei prodotti, sono il prodotto più venduto dopo in Friuli Venezia Giulia, il mancozeb è un interferente endocrino, e anche il clopyrifos viene considerato un interferente endocrino, cioè sono sostanze, o la diossina, il policloroprifenile sono interferenti endocrini, cioè sono sostanze in grado di interferire con gli ormoni dell'organismo. Ora, se interferiscono nell'ormone adulto possono determinare patologie, sì, ma relativamente importanti. Il problema è quando loro vanno a interferire nell'azione di questi ormoni a livello embrionale, ma non c'è bisogno che la donna sia incinta, ecco. Noi possiamo avere determinato questa alterazione nella linea germinale del padre o della madre, oppure se la donna è incinta durante il periodo in cui è in gravidanza, e questo va a determinare delle trasformazioni sull'epigenoma, che è la parte che sta attorno al DNA, che è quello che regola l'attività di DNA, per cui il malato non sarà l'esposto, il malato sarà suo figlio o suo nipote.
E allora, se noi andiamo a vedere i dati ISTAT sulla disabilità nelle scuole, ci mettiamo un po' le mani nei capelli, perché dagli anni 80 a oggi sì, siamo stati molto più bravi a fare dei diagnosi, ma i numeri sono talmente più elevati che non è possibile che siano legati solo alla diagnostica. Negli Stati Uniti, per capirsi, nell'85 nasceva ogni 2500 nascite c'era un bambino con l'autismo o sindrome correlata. Oggi, nel 2015, negli Stati Uniti era 1 a 68. Ora, sono numeri che fanno impressione, però ricordo a tutti coloro che per fortuna non hanno un parente stretto col Parkinson o un parente stretto con una sindrome di iperattività o un bambino autistico, che esistono questi gruppi, che sono minoritari, ma se li mettiamo insieme fanno un numero elevatissimo di persone con disabilità. E questo non è possibile che sia stato determinato da modificazioni genetiche, perché per avere queste modificazioni genetiche ci vogliono millenni, molti millenni di anni. Queste sono avvenute invece in pochi decenni di anni, e quindi la causa la possiamo trovare solo e unicamente nell'ambiente, che naturalmente agisce su una predisposizione personale, questo è indubbio, ma la causa è esterna e in ambiente l'abbiamo messa noi. Il problema degli interferenti endocrini è proprio questo, che il concetto di tossicità va profondamente modificato. Se noi abbiamo un interferente endocrino nella mela o nell'acqua che bevo o nell'aria che respiro, semplicemente non deve esserci, perché non esistono limiti. Per capirsi, il mio amico e collega dell'ISDEL, endocrinologo, il dottor Orai, quando parla degli interferenti endocrini fa un esempio chiarissimo sulla loro tossicità. Lei ha presente il lago di Barcis? Sì. Ecco, se lei prende due cucchiaini da tè rasi, pieni di interferenti endocrini, li butta nel lago di Barcis e miscela bene il lago di Barcis, poi prende un po' di quell'acqua, gli interferenti endocrini sono in grado di agire su chi beve quell'acqua. Due cucchiaini da tè nel lago di Barcis. Certo. Allora, servono limiti in questi casi? E guardi che noi siamo bravi a trovarli, perché quando tutti noi andiamo a fare un dosaggio del T3, T4, della tiroide, della vitamina B12, andiamo a leggere gli strumenti come li calcolano in pigi, in picogrammi, la milionesima parte di miligrammo. Cioè, noi abbiamo gli strumenti per andarli a cogliere. Quello che adesso non abbiamo è gli strumenti per evitare che vengano immessi in ambiente, perché le quantità con cui agiscono, in cui agiscono queste sostanze sono talmente piccole che non esistono limiti di legge. Ne sanno qualcosa nel Vicentino con il PFAS nell'acqua potabile che si sono trovati e ha avvelenato 300.000 persone. I PFAS sono interferenti endocrini. Non ci sono limiti nell'acqua, noi possiamo anche provare a mettere dei limiti, ma sono sostanze che semplicemente non dovrebbero esserci nell'acqua che beviamo. Io le volevo anche dire che ho notizia che proprio la domenica scorsa ci sono state delle, per quanto sia sentito anche ormai dalla gente la gravità del problema, ci sono state delle marce con... Pronto? Sia a Codroipo che... Sì, esatto. Pronto? Sì, esatto, a Codroipo, che a Follina anche, e ci sono mamme che si stanno organizzando in comitati, perché diciamo anche la zona del Prosecco nel Veneto viene ampiamente irrorata di pesticidi che stanno causando questo tipo di allarmi assolutamente motivati. Lei, scusami, le volevo chiedere anche un concetto. Lei prima, mi sembra, se mi ricordo bene, ha nominato il mancozeb, che mi sembra sia vietato in Francia. No, non è in Francia. No, allora, ci sono alcuni aspetti che noi dobbiamo prendere in considerazione. Per esempio, in Francia dal 2014 il morbo di Parkinson è una malattia professionale degli agricoltori in Francia. Per quanto riguarda il discorso del marcio stop pesticidi, a cui ho partecipato anch'io domenica scorsa a Codroipo, in molte zone della Marca Trevigiana che lei ha nominato, che va da Vidora a Valdobbiadene, da Conegliano a Refrontolo, praticamente io sono stato in quasi tutti i paesi di quella zona, invitato dai comitati cittadini, e abbiamo chiacchierato del problema del discorso, soprattutto Prosecco, che è un vitigno che
necessita di molta cura, tra virgolette, quindi di molti trattamenti con questi prodotti fitosanitari. Però per fortuna il principio di avere un'agricoltura senza chimica è un principio che si sta diffondendo, ma non sono io a dirlo, perché se in un periodo di crisi economica così drastica e drammatica come abbiamo avuto in questi anni e la vendita dei prodotti biologici ha avuto un'impennata, c'è qualcuno che ha detto preferisco non andare al cinema una sera fuori o andare a pranzo, ma a mio figlio gli compro le mele biologiche. E questo principio che si sta diffondendo in maniera importante nella popolazione, nascono i gruppi di acquisto sociale e per favorire appunto gli acquisti biologici, eccetera, e soprattutto nasce la consapevolezza che il territorio viene inquinato da queste sostanze. Il tutto però nasce in una zona che è quella della Marca Trevigiana, dove, come diceva lei, per anni sono stati utilizzati aerei, cannoni, e quindi il problema nasceva non tanto dagli agricoltori e delle loro famiglie, che sono i primi esposti e che sono le persone su cui si sono fatti tutti i lavori scientifici in questo mondo, ma degli esposti, dei residenti che abitavano lì vicino e che, non avendo interessi nella vigna ma abitando soltanto nei pressi di un vigneto, si trovavano ad avere il proprio giardino, la propria casa contaminata da queste sostanze. Si sono informati e sono venute alla luce le cose che le ho detto poc'anzi. Bene, il problema in Friuli Venezia Giulia è ancora maggiore del Veneto, molto, molto, molto più importante, perché noi abbiamo una conformazione orografica del nostro territorio, specie nella zona pordenonese, con la falda freatica e le varie poi falde che arrivano fino a mare, che sono a rischio drammatico di essere inquinate di queste sostanze. Se voi andate a dare un'occhiatina in internet sul sito dell'Istituto Superiore della Protezione e Ricerca Ambientale, l'ISPRA, voi trovate dei report, non ultimo uno del 2018, che vi dice sui vari campionamenti eseguiti in tutto il territorio d'Italia, come in Friuli Venezia Giulia, ad esempio, le falde abbiano dei livelli superiori agli standard di qualità ambientale ben più elevati di quelli del Veneto. Se noi abbiamo una condizione geografica che per millenni ha favorito le popolazioni per la ricchezza di quest'acqua, ricchezza che noi stiamo perdendo perché la stiamo contaminando con queste sostanze. Ora, il principio che deve valere non è il divieto è necessario per fare rispettare delle regole, ma quello che è importante invece è la condivisione insieme alle associazioni di categoria. I primi esposti sono gli agricoltori e le loro famiglie, quindi è con loro che bisogna lavorare insieme e far sì che possano portare avanti dei protocolli di autodisciplina che, se proprio devono utilizzare per condizioni particolari, come del resto dice la legge, che lo facciano utilizzando i prodotti meno tossici. Sempre cose che sono scritte nel piano di azione nazionale sull'uso sostenibile di queste sostanze. Quindi noi dovremmo insieme creare le condizioni perché si arrivi a un uso ridotto e in ultimo a scomparire di queste sostanze, ma soprattutto di quelle che, come le dicevo prima, hanno una tossicità massima per la salute dell'uomo, della fauna, della flora acquatica, eccetera, eccetera, eccetera. Senta, siamo proprio in chiusura. Io le chiederei una riflessione di due minuti, proprio due minuti di orologio, su qual è l'atteggiamento generale che, come società, e naturalmente il mondo medico farà la sua parte, il mondo imprenditoriale farà la sua, il mondo del scolastico farà la sua, ma come società, come dovremmo reagire, organizzarci di fronte a questo problema così profondo e generale del nostro ambiente? Ecco, io resto dell'idea che fare informazione e formazione siano una pietra miliare in una svolta decisiva per quanto riguarda l'atteggiamento dell'intera società verso l'uso di queste sostanze o l'emissione di sostanze a cammino per alcune tipologie di industrie.
noi dobbiamo lavorare tutti insieme, formare una classe dirigente del futuro che nel suo background, che proprio nel suo intimo parta da una condizione di rispetto della natura. Al 15 maggio noi in Italia abbiamo finito tutte le risorse disponibili, adesso stiamo consumando di più della terra che ci ha offerto. Quindi noi dobbiamo essere coscienti, specie qui della mia generazione, di che mondo lasciamo ai nostri figli e ai nostri nipoti. Ma è tutti insieme che dobbiamo lavorare. C'è chi fa formazione, c'è l'agronomo che può aiutare a modificare le tipologie agricole, ci può essere l'imprenditore che trova un sistema per ridurre e abbattere determinate emissioni, ma poi soprattutto dobbiamo lavorare tutti insieme per far sì che si arrivi a una riduzione profonda della produzione di rifiuti, a cominciare dagli imballaggi alle plastiche. È inconcepibile, tutti siamo coscienti che per una plastica resta millenni laddove l'abbiamo abbandonata, specie se poi finisce nel mare, nessuno prende un'iniziativa. Adesso sì, pare che nei prossimi anni vengano finalmente aboliti l'impiego dei piatti di plastica, cannucce, eccetera. Era ora, ma non è solo quello. Io per esempio mi arrabbio moltissimo quando vedo le buste con la finestra di plastica o il pane in una busta di carta con una finestra di plastica. Ha provato a dividere lì la plastica dalla carta? Se non riesce a dividere quei due componenti, quello finisce nell'inceneritore. Quindi oppure trovare la busta in cui sono conservati i biscotti che c'è scritto questa va nel secco indifferenziato. Ma come? Io mi impegno a fare una raccolta differenziata e tu produttore mi metti i biscotti in una busta che devo per forza bruciare? Cioè, è lì che deve cambiare il paradigma. Noi dobbiamo mettere l'ambiente al primo posto, perché diventerà il primo posto, ma per l'economia, per la salute e per il futuro dei nostri figli. Dottor Mazzi, io la ringrazio tanto della chiarezza con la quale ha esposto i concetti che abbiamo appena sentito e le auguro anche buon lavoro, che è sicuramente un lavoro un po' per tutti noi, specialmente nell'informazione anche a livello scolastico. Le do la buonasera e la ringrazio veramente nuovamente, molto 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 gentile e chiaro. Buonasera. Io ringrazio a voi per questa occasione che mi avete dato. Buonasera a tutti. Ecco, io da qui, da Pordenone, siamo proprio in scadenza del tempo a noi dedicato e quindi con un buonasera a tutti, un grazie per averci seguito, ripasso la linea a Radio Saius di Treviso. A te Rosario. Alviano, grazie Alviano Appi dell'associazione Il Sicomoro di Pordenone, che ti ritroveremo anche la prossima settimana come sempre. Intanto riprendo la linea qui dallo studio centrale di Treviso solo per ricordare a tutti gli amici che la nostra rassegna stampa di Radio Saius TV viene mandata per telemare anche sull'emittente sul digitale terrestre Telemare di Gorizia, insomma, che è ricevibile in tutto l'Alto Adriatico. Quindi appuntamento con la diretta Saius il prossimo martedì, sempre agli stessi orari. Un caro saluto da Rosario Moreno e vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi. Avete ascoltato Pianeta Oggi, eventi nel mondo su Radio Saius.